Questa è la mia clinica e quello che sentite sono io. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Non sono un matto. Sì, lo so che lo dicono tutti matti, ma in questo caso è vero. Sono il dottor Alberto Benni, medico psichiatra. E ho i miei motivi per sbattere la testa al muro. Ho appena avuto una soffiata da mio fratello che fa l'avvocato. È in corso un'indagine da parte della finanza per evasione fiscale nella clinica di mia proprietà. Voi penserete te lo meriti. E invece no, perché sono innocente. Sì, lo so che anche questo lo dicono tutti, ma anche stavolta è vero. Carlo, sono già arrivati, che faccio? Scappo? Come avvocato ti dico non scappare e chiarisci subito la tua posizione. Come fratello ti dico scappa e poi chiarisci la tua posizione. Ma io sono innocente. Lo so, altrimenti ti avrei detto scappa e basta. Lo sai, le indagini durano mesi e quelli intanto ti sbattono dentro. Io ti farò scagionare, ma tu devi sparire. E dove vado? Non lo so e non lo voglio sapere. Ma mi raccomando, non dire niente a nessuno, non usare carte di credito, trovati, che ne so, un rifugio insospettabile e cambia identità. Mi stai dicendo che praticamente devo cambiare vita? Sì, e soprattutto telefono. Lo studio del professor Benni? È di là. Padre, stia fermo, mi raccomando. Sia lodato Gesù Cristo. Presenterò. Mi raccomando, state... Oh, mi scusi, padre, sia lodato Gesù Cristo. Già fatto. Andiamo. Venga, padre, sia lodato Gesù Cristo. Ancora? Scusi, ma dove va questo treno? A Trento. Ah. Mi scusi, collega, mi sa indicare per cortesia la strada per Fiera di Primiero? No, sono appena arrivato. No, non volevo mangiare gelato, volevo andare a Fiera di Primiero. Non sono del Trentino. Ma no, ma neanche un panino, volevo solo andare a... Non so di qua, madonna. Mi scusi, non avevo capito. Non sono di qua, ma conosco il territorio come le mie tasche, anzi, siccome vado da quella parte, le dispiace se vengo con lei? Ma perché grida? Sì, salga, che ci facciamo compagnia. Vada. Piacere, Don Dino. Piacere, Alberto, Benni, Don Alberto. Vada. Presto. Presto? Parta, cazzo! Arazzo? Sì, vabbè. È meraviglioso il Trentino. Lo sa che sono un po' in ansia? Perché, Don Dino? Io vado a fare il parroco a Fiera di Primiero, dove io non conosco nessuno e nessuno mi conosce. Per fortuna c'è Fuffi, la mia unica compagnia. Sì, ma lei me ne va a girare prima, quando gliel'ho detto io. Se no non ci arriviamo mai a Fiera del Primiero. Ma perché urla, eh? Lei giri quando glielo dico io. Ma qui arriviamo a Capodistria. A Sinistria? No! Porca troia! È una scorciatoia? Ma non dico, affanculo! Valle!
sente? Sì, vabbè, che sente questo? Tondino! Aiuto! Tondino! Tondino ha perso le gambe! Ah no, è nano! Presto! Venga, Dino! Chi sei tu? Che è successo? Niente, non è successo niente. È caduto uno stambecco, ecco. Falso problema. Su. Come si chiama? Don Dino. Sì, lo so, padre, che lei è Don Dino. Io intendo il degente, come si chiama lui? A chi? Lui? Beh, certo, è importante conoscere il nome del paziente, perché nell'incidente ha perso tutti i documenti e poi è rimasto vittima di una grave amnesia. Vado a fare il parroco a Fiera di Primiero, dove non conosco nessuno e nessuno mi conosce. Trovati, che ne so, un rifugio insospettabile e cambia identità. Quindi potrebbe non ricordare più nulla? Beh, sì, si tratta di un'amnesia traumatica. Ho capito, amnesia traumatica, ma di che tipo? Sia più specifico, permanente, transitoria, retrograda, anterograda o di tipo misto? Come mai tanta competenza, padre? Competenza? Ma quale competenza così? Sai, IR, Dr. House, spesso con i miei fedeli mi diletto a indovinare le malattie, sono tutti vecchi, ogni tanto ne muore qualcuno, così per ridere faccio 4 risate in amicizia. Beh, purtroppo i sintomi sembrano quelli di un'amnesia permanente. E andiamo! Come? Andiamo, signore, guariscilo! Io ci parlo col signore. So prete, posso fare? Beh, certo. Continuerò a pregare per la sua guarigione, di più non posso fare per lui. Don Dino ha una parrocchia che l'aspetta a Fiera di Primiero. E così il dottor Alberto Benni è diventato per tutti Don Dino. Bella gnocca. Padre, ma cosa fa? Perché stavo guardando. Ma lei è un prete. Infatti, cara, mi sto aggiornando come il diavolo evolve le sue tentazioni. Scusi, la parrocchia dove rimane? Padre, per caso lei è Don Dino? Sì, effettivamente per caso. Cioè si dà il caso. Oh. Piacere, Gianni Bellotti, sindaco di Fiera di Primiero. Piacere mio. A nome di tutti i cittadini io le do il mio più caloroso benvenuto. Grazie. L'accompagniamo verso la sua abitazione? Ma con piacere. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, signorina Francesca. Prego. Grazie. Sì, lo stai zitto, pure tu. Tondi, finalmente siete arrivati. Sono 3 ore che vi aspetto per darvi chiavo in casa. Ma chiedo scusa, ma ancora non padroneggio il dialetto locale. Io non sono locale, sono lucana, di Pignola. Ah, extracomunitaria, bene. E tu chi sei, fanciulla, la perpetua? No, Sottina, la vostra collaboratrice parrocchiale. A mia colpa! Andiamo, non c'è niente da ridere. Non c'è niente da ridere. Graziosa, con permesso. E questa è la cucina, si mangia i 7 e i 12. Bene, come a Lilton. Dondi, ma che fate? Quello è il pastone per i cani randagi. Tazza che zosseria! Sto randagi sì, con ste cagate che gli date. Ci credo che non ci tornano più a casa. Ma poi voi c'erano i lambacioni con l'uovo fresco. Non lo voglio un bambacione! Un bambacione mi fa schifo, un bambacione! E ci sei peperon crusco. Ma dove sono capitato io? E che ne so, i peperon crusco sono buoni però. E questa è la camera da letto? Ridente. Come sta nel braccio della morte? Il tavolaccio. Ho un vero uomo di chiesa, vero cristiano. Non serve nient'altro. Siamo tutti peccatori, nati su questa terra per soffrire. Dai a ride. Che c'è?
Padre Giovanni, il vostro predecessore, giaceva qui su questo letto fino alla scorsa settimana. Ma è morto qua? Sì, dopo un lungo periodo di decubito era pieno di croste e pustole. Che schifo! Sì, ma adesso le lavo le lenzuola. Ma porca troia, che Dio l'abbia in gloria! Oh, Signore! E questa è la sacrestia. Da qui si va in chiesa. Questi chi sono che vogliono? Eccomi chi sono. Sei i vostri parrocchiani in attesa della Santa Messa. Ah, la Messa. E chi dice la Messa? Voi. Io. Don Dio, chi se no? Siete voi il prete? Il prete? Certo. E allora preparatevi per la Messa. E come si fa? No, dico nel senso come si fa così su due piedi. Non conosco la Chiesa, lei capisce, non so dove sono le cose. Mi aiuta Oscar. Mi aiuta Oscar. Caro il nostro Oscar, eccoci qua. Uomo di poche parole, faccia sveglia, mi piace, denota sicurezza. È da molto che fai il sagrestano? Bene, quindi conosci a puntino la liturgia della messa. Bene, io invece confesso di essere un po' arrugginito nel dire messa. Sai, dopo tutti questi anni in missione non ho avuto modo. Non è che potresti suggerirmi i passi chiave della funzione? Ah, capito. Posso fare una piccola offerta per convincerti ad aiutarmi, così una specie di incentivo d'inizio rapporto. Sei muto. Ma non è troppo, ma pure sai che stanno muto. Ma non eravate gobbi? E mo come faccio? Mazza quanti sono. Ecco. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia di nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. Signore pietà. 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 E ho capito. Non sta funzionando. Non sta funzionando. E mo che si fa? E mo che si fa? Si deve sbloccare. Ecco. La messa è finita, andate in pace. Ma come così? E l'Eucaristia? Dondi, avete zumbato la comunione. Sì, ho saltato la comunione perché anche la Chiesa si è allineata a questo periodo di ristrettezze e di austerità. E sono i tagli, una specie di spending review. Bisogna dare per primi l'esempio. Comunque, andiamo avanti. E non c'è campo. E qui non piglia. Al manco! E lei, ma lei! E andiamo! Oh, when the saints go marching in! Oh, when the saints go marching in! Oh, when the saints go marching in! I wanna be in that number! Oh, when the saints go marching in! Oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Oh, when the
un tenso. È proprio un tipo insiste. Ce l'avevo fatta. E così cominciai la mia nuova vita a Fiera di Primiero. Tondino, è a fa' una foto qua a Putea. E certo. Non mi potevo proprio lamentare. Aria buona. Scusi, padre, ha appena mangiato. Ma sta bambina che era clessidra, bagna e caga. Sempre circondato da donne, insomma. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Basta, me stai a spavare. E benedictus fructus ventris tui, Jesus. E basta, no! Ogni tanto qualche attività ricreativa all'insegna della più grande sportività. E leva denaro! A proposito di fallo, se lo annulli, quando ti vieni a confessare, per ogni pipa che ti sei fatto, ti faccio fare 2000 volte la scala santa in ginocchio, va bene? Gol! Bravo, caro. Alla fine non era poi così male fare il prete. La cosa che mi riusciva meglio erano le confessioni, per via della mia professione di psichiatra. In fondo il fedele si confessa al prete come il paziente si apre al dottore, no? Da quant'è che non ti confessi? Da giugno. Dagli europei di calcio. Da allora faccio sogni impuri. E che te sogni? Balotelli nudo nel mio letto. E io che gli strappo con la bocca i cerotti blu dalla schiena. T'assolvo dei tuoi peccati. 10 atti di dolore e 20 gocce di sirenase. Sempre se non sei allergica ai neurolettici. Se no tappare i trapattoni e sono dolori. Oddio, che è? Padre, me aiuti? Vorrei mantenermi casta, ma ho paura che qualche uomo possa saltarmi addosso. Stai tranquilla, non c'è nessun pericolo. Ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E a penitenza non me la dà? Già ce l'avevo da penitenza, tesoro. Più penitenza di così. Da quant'è che non ti confessi? Ma anzi che turno tuoi. In pochi giorni riuscì a crearmi una discreta clientela, pure troppa. Allora, facendo ricorso alla mia esperienza professionale, decisi di accorpare le sedute trasformando la confessione individuale in una terapia di gruppo. Sa, 1-2, prova, 1-2. Allora, i bugiardi da questa parte. Lo spacciai per un nuovo sistema che la curia voleva provare in via sperimentale. I golosi alla mia sinistra. E i lussuriosi a destra! Gli avari da qua! E gli ignavi fermi, da state! Là, buoni! Pascossi, che fai? Dov'hai? Non fai furbo! Orna pericolosi! Ma mi so anche lussurioso! E certo, con quella panza, che manco te lo vedi! Allora, gli ignavi, e te mo, dove stai a andare? Tra i golosi. E lo so io da che sei goloso. Forza, torna al posto tuo. E non ci prova più. Su. Per piacere. Per piacere. Stiamo lavorando. Ormai a Fiera di Primiero ero diventato un punto di riferimento. La gente mi adorava. E quando decidevo di fare una cosa io, tutti mi seguivano. Padre, attento, che più giù il fiume è molto pericoloso! Uomo di poca fede! Ti dico solo che dove stavo prima mi chiamavano padre rafting! Donny non ha paura di niente, perché anche se muore, sa che il paradiso lo aspetta! A me tocca le palle, ma... è una parola?
penso che domani dobbiamo tornare al lavoro dopo 15 giorni di ferie di mare. Ma dai, sono stati sufficienti. Come si sta qui, non si sta da nessun'altra parte. È vero. Guarda là. Oddio! Portiamolo a riva! Niente. Dai, provaci tu. Angela, guarda che sei ripreso! Come sta? Grazie a Dio, è salvo! Andiamo? Tutto bene? Che c'hai? Niente. Guarda che ti conosco, che c'hai? No, è che... No, niente, niente. Dai! Senti, lo so che è assurdo, però mi sembra come se, insomma, io e quell'uomo... È una cosa completamente fuori di testa. Però penso di essermi innamorata. Un colpo di fulmine, con quello lì? Sì, perché? Non potevi trovartelo un po' più giovane? Vabbè, comunque è sempre meglio lui che quel decerebrato del tuo fidanzato. E dai, smettila! Ma perché ce l'hai tanto con lui? Non mi piace! Che mi è successo? Mi sono baciato uno che è buono come il pane. Mi sa che ho colpito, perché mi guardava con due occhi. Che sono vecchio? No, guarda che ti hanno informato male, anche non per vantasse. Dovrei mettere un cero alla Madonna. Ah, tu dici perché sono un prete? Ah, Bocco, ma che ci hai creduto? È uno scherzo da prete. Oh, ferma, è rosso! Mamma mia, ma che c'hai? A che pensi? Ho sognato tutta la notte quell'uomo del kayak, non riesco a togliermelo dalla testa. Bene, così magari scarichi quell'antipatico del tuo fidanzato una volta per tutte. Scendele a Fermi. È verde? Prego, circolare. Lei è... fa il vigile a Fiera di Primiero? È certo che fa il vigile a Fiera di Primiero, è Giuseppe. Buongiorno, Giuseppe. Mi sta succedendo? Che cosa? Vedo quell'uomo ovunque. Senti, ma come ci andiamo a sto San Martino? Adesso, no? Cioè, adesso io lo vedo vestito da prete. Lo vedo anch'io. Vestito da prete? Allora ce l'hai anche tu le allucinazioni. No, 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 io sto bene, ma quello è proprio un prete. Un prete... prete? Pretissimo.
alla corriera, andiamo, fai così. Allora ho fatto la respirazione bocca a bocca a un prete. Sì, e ti è pure piaciuto. Ma com'è sto parroco Don Brunoro? Ma un paraculo, e infatti, invece di scomodarsi lui per venirmi a conoscere, ha chiamato noi per andarlo a trovare. Senti, ma tu come mai sei diventato muto? Militare. Alpino. Ah, t'ha fatto? No. Ah, eri dentro un carro armato. E che è successo? Spavento. Se... Vabbè, adesso basta di parlare, che facciamo tardi? Andiamo, su. Sei un muto prolisso. Sia lodato Gesù Cristo. Don Dino, fortuna che è arrivato. Un'emergenza, c'ho un'emergenza. C'ho un'estrema unzione, devo correre per un'estrema unzione. Senta, Don Dino, la prego, per favore, mi faccia un favore. Continui lei a confessare i fedeli. Però, mi raccomando, non confessioni di gruppo, queste cose, che qui non siamo ancora pronti per queste innovazioni. Non si preoccupi, ci penso io. Metodo ortodosso. Ecco, grazie. Non è padre e figlio? Don Brunoro, sono la vedova Baldazzini. Mi sono decisa, la carne ha avuto la meglio sui sensi di colpa. L'aspetto stasera alle 11 a casa mia. Lascerò la porta aperta. Hai capito, Don Brunoro? Battezza pure a domicilio. Non è padre e figlio. Da quanto tempo non ti confessi? Da 2 settimane. In che peccato, figliola? Padre, penso di essermi innamorata di Don Dino, il parroco del mio paese. Continua! Padre, che c'ha? Niente, una laringite! Continua, continua! C'è poco da dire, è successo e basta. È colpa mia, me lo toglierò dalla testa. Mi dia la penitenza. Niente rovina la confessione come il pentimento. Ma quale colpa? La colpa non esiste, è un retaggio cattolico. Ma proprio lei lo dice. Lei è un prete, mica uno psichiatra. E poi da quando è che la Chiesa è diventata così liberale? E si è aggiornata, eh? L'amore ha diritto di essere difeso, se è sincero. Sì, padre, mi piacerebbe, ma lui è un sacerdote come lei. Signorina, adesso sono io che le devo fare una confessione. Io non sono... Mi scusi, padre. Ho scordato di spegnerla. Mi stanno cercando dalla stazione. Ah, è ferroviera? No, padre. Sono il maresciallo dei carabinieri di Fiera di Primiero. Vai pure, figliola. Ma per i miei cattivi pensieri? Tanto sono solo pensieri. E non è peccato? È un peccato, sì. Ma che ci dobbiamo fare? Mettiamoci una pietra sopra e amen. Pace bene. Mannaggia, che guaio sono capitato io. Che guaio. Molte grazie, Don Dino. Allora com'è andata con le confessioni? Non posso dire niente, c'è il segreto professionale, il confessionale. Certo, certo, solo che mi chiedevo se è stato abbastanza severo con le penitenze. Perché queste pecorelle vanno preservate dalla lusinga del peccato, altrimenti la porta del paradiso non s'apre. L'importante è che alle 11 si apra quella della vedova Baldazzini. Non capite. Me so capito io, buongiorno. E basta questa cosa! Alberto, finalmente buone notizie. Le cose si stanno risolvendo. Ho parlato con la procura. Massimo 10 giorni e tutto sarà chiarito. E meno male. Così presto potrò dire al maresciallo di cui mi sono innamorato che sono innocente. Ti sei innamorato di un maresciallo? Sì, perdutamente. Ci hai fatto anche sesso? Magari, ancora no perché sono un prete. Cioè tu mi vuoi dire che andresti a letto con un maresciallo, ma non lo puoi fare perché sei un prete? Carlo, Carlo. Oddì, c'è una coppia che si deve sposare. Scusami, adesso ti devo salutare perché c'ho un matrimonio. Ricordati, resisti 10 giorni. 10 giorni, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Allora, la ciò fa tras. Sì. No. No, cosa? Ho detto no. Sì. E sarà stato un riflesso condizionato. Ogni tanto mi succede così all'improvviso. Vero, Tina? No. Ecco, vattene, va. Va a comprare la Luganica.
Anche Tina ha il mio stesso problema. Dice no senza motivo. Allora, figliuoli, qua il buon vento. Padre, siamo qua per la confessione prima del matrimonio. E quando vi sposereste? Fra 3 giorni. 3 giorni? E che è sta fretta? Ma come fretta? Abbiamo già fissato la data. Vabbè, la data si cambia. E il matrimonio è una cosa seria. Non è che si può fare tanto per fare. Allora io, per esempio, perché ancora non mi sono sposato? Perché è un prete? Prete. Vabbè, questi sono dettagli. Comunque ci dovete pensare bene. Ormai in Italia ci sono più divorzi che matrimoni e io non ho nessuna intenzione di lavorare a vuoto. Consiglierei vivamente di rifletterci almeno 10 giorni. Ma che riflessione? Senta, padre, io fra mezz'ora c'ho un consiglio comunale. Cioè, la vogliamo fare questa confessione? E no, la facciamo no! Ma che vuole sapere sposare il primo che capita? Ma che primo che capita? Noi conviviamo da 2 anni. Ah, amore uxorio, me lo dici pure. Io non lo so, perché andiamo male, malissimo. Senta, allora, questa confessione. Cominciamo con la signorina, anche perché sto moro uxorio a me... No, no, io mi sono già confessata con Don Brunoro. Vi lascio soli, Ma la cosa più grave, padre, è che da 5 anni ho una relazione con Francesca, la giornalaia. La Sisona? Sì. Ah, bene. Ma ho deciso di troncare. No, no, le ho scritto una lettera... Anche perché se la rivedo, padre, sicuramente ricado in tentazione. Una lettera. Non hai il coraggio di dirglielo in faccia. Ma che uomo sei? Ma non puoi lasciarla così. La devi vedere un'ultima volta e spiegarglielo con calma per non farla soffrire oltremodo. Anche la giornalaia è una pecorella del signore. Oh, e dove fate queste pecorine? Dove vengono queste fornicazioni? Ah, a casa mia, ogni giovedì alle 4, quando Angela è in servizio 24 ore. E non può allontanarsi. Consumi il misfatto nel futuro talamo nuziale? Sì, è la cosa che mi fa sentire più in colpa. No, basta, non voglio più vederla. E no, ma allora non hai capito una mazza. Tu la devi vedere un'ultima volta giovedì prossimo alle 4. E poi se la carne è debole, pazienza, tanto una volta più, una volta meno, almeno questa sarà fatta a fin di bene. Vabbè, comunque, ego absolvo frates libertades tuas. Fimo, dove è la penitenza? Ricordati. Fino al matrimonio non dovrai avvicinarti carnalmente alla tua futura moglie. Né un bacio né una carezza. Nulla. E ora sparisci! Oh, mi raccomando, giovedì alle 4! Senti, ti devo parlare. Non dobbiamo parlare, dobbiamo fare. No, 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 aspetta. Devo dirti una cosa importante. C'è una sorpresa di là. Ah, lasciami indovinare, avete ordinato i cornetti al bar? No, nessun cornetto, almeno non ancora. C'è Dondino. Dondino? Come ti agiti, chissà come mai. Senti, che ti sei messa in testa tu? Falla entrare. Non subito, però. Prima devo fare una telefonata importante. Brigadiere Bolin, si bussa prima di entrare. E comunque, anche se siamo amiche, le faccio rapporto. Comandi, maresciallo. Forse siamo ancora in tempo. E per cosa, Dondino? Che succede? Dopo aver saputo che convivete, devo benedire la vostra casa e renderla pura per il matrimonio. Ma io adesso sono in servizio, non si può fare in un altro momento? Impossibile. Mai rimandare la lotta con il marigno. Poi sono già le 4 e 9, quello mica aspetta. Ma chi? Il marigno. Posso, maresciallo? Certo, Dagnino. Mi dia un attimo. Faccia pure. Marcella, mi sostituisci per qualche minuto? Torno subito. Va bene, grazie. A dopo. Yam, Dondi, facci mambres. Mi scusi, padre, ci sarà un po' di bordello. Ci faccia piano e spenga la radio. Perché? Perché ho provato che le onde radio possono interferire con la benedizione. Ah, non lo sapevo. Sosa. Partirei dalla camera da letto, dov'è?
È qui. Nessuno. Ecco, adesso lo giornale ha sentito su Santos. Lectum, benedico. Santa Maria, usi la letrice, riposi in pace, per la dieta sempre. Padre, ma che, il maligno sta nell'armadio? Ma non c'è sta a noi, è ammazzato. Scusi, pace bene. No, basta, voglio cambiare vita, voglio diventare una persona migliore. Ci sono dei principi. Non posso più profanare il mio talamo nuziale. Tutto qui. Se questo è il problema. Ma allora lo facciamo sempre qui da me. Grazie. Sapevo che avresti capito. Il vestito è veramente bello. Assolutamente sprecato per Gianni. Ancora, pure alla vigilia. Ma proprio il prete doveva fare quel... E se non fosse un prete? Sarebbe diverso, ma è un prete. E non ti imbarazza farti sposare da lui? Certo. Allora scusa, forse sarebbe meglio Sarebbe meglio che queste nozze le celebrasse qualcun altro. Infatti ho chiesto a Don Brunoro di celebrarle lui qui a Fiera di Primiero. Brunoro, non mi lasciare anche tu! Ma che succede? È sciopato Don Brunoro! Sono andati a chiamare Don Dino. No. Don Dino, è successa una disgrazia. A Don Brunoro gli è preso un colpo a Don Brunoro. Te credo, dai. È una bellissima notizia. Ma allora il matrimonio non si fa più? No, si fa. Solo che lo fate voi. Ma proprio io lo devo sostituire. E chi se no? Preti non ce ne sono più e la chiesa è già pronta. So io che non sono pronto. Proprio da prete mi dovevo travestire. Mi sono innamorato di una e la devo sposare con un altro. Gesù mio, dimmi che devo fare. No! Parli! Sì! Allora dimmi che devo fare! Don Dino. Un momento, lo vedi che sto pregando? Ma Don Dino... Stai zitto, per piacere! Ma sono 20 anni che sto zitto! E proprio adesso devi rompere le palle! Oscar, parli. Grazie, signore, un altro miracolo! No, l'ha scosso! A proposito di quel suo problemino... Hai sentito tutto? Sì, e la capisco benissimo. Anche io mi sono innamorato di una donna e soffro tanto. Giura che non mi tradirai. Sarò muto come un pesce. È un pesce frocio. Anche se adesso la cosa un po' mi costa. Dicevo, io avrei una soluzione. E quale? Parla. Tu non sei prete. E grazie al cazzo, sai che novità. Vuoi tu, Angela Cacace, prendere il qui presente Gianni Belotti come sposo? Sì, lo voglio. Vi dichiaro marito e moglie. Vuoi baciare la sposa? Sì? Caro Alberto! Ah, dimmi, Carlo. Sei stato scagionato, modestamente. Non ti devi più nascondere. Grazie. Felicitazioni, maresciallo. Posso baciare anch'io la sposa? Prego, padre. Padre, ma cosa fa? Padre, ma è mia moglie. Ma quale moglie? Ma come, ci ha appena sposati? Ma che sposati? Il matrimonio non è valido. Ma perché? Perché non sono un prete. Angela me la sposo io. E mi? E tu torni dalla giornalaia, sono 5 anni che la battezzi, muoio ora che te la sposi. E andiamo. Ben detto.
questo doveva rimanere nel segreto del confessionale. Ah, ma allora siete coscio. Non so prete e due. Oscar, ma che fa? Scusa, Tina. Ma che fai? Parlo pure mo. Sì, e mi sono innamorato di te. Non potevi dire prima. Evviva gli Stati! Viva gli Stati! Angela, ma che fai? Mi arresti? Sono innocente. Sì, ma ti sei sostituito a un vero prete. Articolo 494 del codice penale, ti ho colto in flagranza di reato. Sì, ma io l'ho fatto perché volevo che non ti sposassi, non puoi... Non aggravare la tua posizione. Articolo 319. Corruzione di un pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Ma io voglio stare con te. Articolo 603, tentativo di plagio. Vabbè, fammi sta zitto che sennò prendo l'ergastolo. Di qua? Agente, dove vi portate? Noi dobbiamo gridare a gran voce! Riacquistata la parola, Oscar si presentò alle elezioni e, visti gli arretrati che aveva, fece tanti di quei comizi da convincere tutti ad eleggerlo sindaco al posto di Gianni. Oceanica le nostre proposte! Bravo! Bravo! Grazie. Don Dino, quello vero, invece, recuperata la memoria, cominciò ad occuparsi delle sue pecorelle, tra cui anche io e Angela. Vuoi tu, Alberto Benni, prendere... In effetti, Don Dino la memoria non l'ha mai recuperata del tutto. Ha avuto bisogno di un aiutino. Salute e malattia, fino a che morte non vi separi? Lo voglio! Vi dichiaro... Marito e moglie. Vagito ed oglie. Marito e moglie. Mentite spoglie. Vabbè, lo faccio io. Ci dichiara marito e moglie. Vi dichiaro. 1, 2, 3, 4. Vi dichiaro. E basta. È per noi fonte di rinnovata gioia accogliere la comunità del corpo diplomatico. Invochiamo quindi la benedizione dell'Altissimo affinché vi illumini nell'adempiere a vostro incarico di ambasciatori. Estendiamo a voi tutti un caloroso benvenuto presso la Santa Sede. Permettez-moi de vous présenter mon épouse. Ma lo sa? Penso non sia mai stato insediato un diplomatico così giovane. Caro Maria Grillo, Grilli. Caro Maria Grilli, siamo veramente lieti della sua nomina ad ambasciatore italiano presso la Santa Sede. Eccellentissimo Cardinale Finisburga, sono davvero onorato. Questa carica mi riempie d'orgoglio. Io spero che il nostro rapporto sia un continuo proliferare di opportunità condivise e manifeste. E oggi vi por muitos anos in Genebra. Stare in Roma è una grande soddisfazione, mesmo che io tenga che si accostumare con un modo di vita molto differente da che io sto accostumato. Poferen, o meiu cienhuen, o hai meiu sinyunda yu tao, na ge hei he wo hi si fen xian, o hun suot zeren he roniu de nyuren. Eure Heiligkeit, mein verstorbener Vater schätzte sehr eure Offenheit und Dialoge mit der anglikanischen und der orthodoxen Kirche. Oh ja, ich erinnere mich, Gioacchino Maria Grilli. Nein, Grilli, eure Heiligkeit, Grilli.
Vedo, vedo. Colori alquanto vivaci. Camicetta dischiusa. E si intravede la rotula. È inammissibile. Provveda ad abbigliarsi in maniera più acconcia. Mi perdoni, ambasciatore, non succederà più. Procediamo ora con la scelta del mio autista personale. Lei è da molto che lavora in ambasciata? Da mo'. E prima dove lavorava? Sono stato l'autista del califfo. Ah, bene. Il califfo di dove? De Roma. Il califfo, Franco Califano. Grazie, può andare. E lei? Mi trovo qui in ambasciata da pochi mesi. Ho prestato prima servizio presso l'Accademia della Crusca. Sono stato anche l'autista personale del governatore del cantone di Ginevra. Ah, donc, vous parlez français? Bien sûr. Parfait. Vous êtes les bons. Je suis désolé pour votre collègue, mais je déteste tous les dialectes qui très souvent aboutissent à l'impolitesse et à la vulgarité. Je suis parfaitement d'accord. Ce sont des composants qui, malheureusement, caractérisent souvent les peuples de la ville éternelle. Merci. Vous pouvez aller. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Tacci tu a sto cazzo di tavolino! Hermet, évite la cuisine grasse qu'ils font dans cet endroit-là. Le régime alimentaire de l'Italie centre-sud est ce qu'il y a de plus indigeste. Hein? Et surtout, n'oublie pas de prendre ton abat journalier d'oméga 3. Oméga 3. Et le cholestérol qui a fait mourir papa. Faire mourir n'importe qui. Au revoir, mon chéri. Oui, maman, t'inquiète pas. À bientôt. Ferdinando, dove possiamo trovare del pesce azzurro? Stiamo transitando proprio di fronte al mercato di Borgo Pio. Vuole che le acquisti qualcosa? No, andiamo insieme. Vorrei scegliere personalmente. Un vaso ce le poisson. A bene a lui, e via di ste fave, no? Sovere d'arti. Ambasciatore, non presti orecchio a codesto villano. Io manco ce l'ho a villa. A belli, guardate come ce l'ho fresca. L'ho appena lavata. Ti piace? Ti piace o non ti piace? Vedi che roba che c'ho in viva. Buongiorno, bello. Che te posso servire? Scusi, madame. Potrebbe cortesemente indicarmi l'area preposta al commercio ittico al dettaglio? Aspetta un momento. Romolo! Romolo, vieni un po' qua, che qua c'è uno straniero che parla, ma io non capisco. Potrebbe cortesemente indicarmi l'area preposta al commercio ittico al dettaglio? Ah, allora, questo essere mercato, qui comprare... Mangiare, hai capito? Tu cosa cercare? Io, italiano, dov'è il pesce? Vedi questo? Ma scusa, ma cosa? E levate, se aspettiamo un altro posto, i finocchi mi diventano etero. Namo, va, forza. Vedi che puttarella, oh, come me ce l'ha. Che bella che c'è oggi, che bella. Non è zucchina che la finivo. Namo, namo, donna, forza, venite che c'è il pesce fresco stamattina. Chi è quella che l'ho presa? Vieni, vedi che pesce. Pare morto, invece sta a dormire. Namo! Stamattina hanno portato 100 altri e le sono giù. Eccellenza, è interessato a codesto punto vendita? Ha individuato qualcosa di suo gradimento?
sgombri. Pardon? Gli sgombri. Ai morte! Oh, Frascicone, rincogliere, ma che ha fatto? Chiedo venia, signora, devo aver messo un piede in fallo. Venia, fallo, ma che me sappia per culo? Signora, moderi i termini. Ma me mo troppo male, ma non vedi che mi ha rovesciato tutto quanto il pesce? Sarà mia cura risarcirla. No, 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 bello, me devi proprio da pagare. Anzi, comincia a far più a luce al portafoglio. Tanti conosco i signorini come te. Quelli come te sono abituati a risolvere tutto quanto con i sordi. Signora, non si avventuri in giudizi affrettati. Ma dove devo avventurare? Ma poco uno come te, non dico, ma te sei visto? Tiè, guarda, mi pare un pinguino che la scopa a culo. Ne esistono più uomini della porta, quelli de panza, quelli che parlano come magnano. Quelli sì che somini. Senti, adesso basta, mi ha rotto le scatole, venite ad andartene perché mi stanno tristi pure i figli. Signora, ora basta. Ma basta te, che ma ancora che te ne va a fanculo, e perda là! Ma vattene a fanculo testo, pesce frasico che puzza di morto da fuori al mercato. Anzi, sai che nova c'è? Che t'ho ripato col ca... La prego, eccellenza, non mi licenzi. È vero, pur di mantenere il posto di lavoro le ho mentito. Purtroppo sono romano da 7 generazioni e il mio vero nome è Nando. Quello che è successo non si ripeterà più. Ecco, questo glielo posso assicurare. Ecco, io, come ha sentito, sono perfettamente bilingue e lei non si sarebbe accorto di nulla se non fossi stato provocato da quella donnaccia. Quella donna è un angelo. Da quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei. Io stesso non me ne capacito, non mi era mai successo. Io sono pazzo di quella donna, ma stregato. Io la voglio. Ma eccellenza, che dice? Ma veramente le piace quella popolana? Ma quella piacciono solo i coatti. Mi dia retta, se la tolga dalla mente, quella donna non fa per lei. Sì, è vero, ha ragione. Io sono conscio dei miei limiti, ma lei, Ferdinando, può aiutarmi. Ho notato che è in possesso del giusto registro comunicativo. Eccellenza, io non l'afferro. Comunque, pur di non perdere il posto di lavoro, farò qualsiasi cosa. Caro Nando, per concedermi una possibilità di conquistare quella creatura, lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto. Impossibile, non si può. Allora la licenzio. Ma forse si può. E non la chiami donnaccia. Scusi. Allora, lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grilli, ma... Nando. Cognome? Toti. Toti, Enrico Toti. Totti, come il capitano, Totti. Totti. Lavoro? Guido i camions. Eh no! E lei casca sempre sul plurale. I cami, si dice i cami. È come le mano, mi lavo le mano. Capisco, è irregolare come braccio e braccia. No, quelli sui bracci. È arduo, capita che mi confonda. Che confonda? Congiuntivo. Ma lei è matto? Per un romano il congiuntivo è come veleno. Le chiedo perdono, ero con il cardinale Pinisburga e non mi riusciva proprio di accomiatarmi. Prego, a parte che lei deve dimenticare la parola accomiatare, non la deve mai più usare, proprio la cancelli dal suo vocabolario, prego. Il cardinale è persona proba ed onesta, ma ha una dialettica in vero persistente ed io in quei momenti... Che sta facendo? Sto mettendo a posto... Ma butti qua che stai in forte ritardo, prego. Allora, questa è la posizione... Oggi affronteremo l'abbordaggio. Si ricorda, abbiamo già fatto la teoria e adesso passiamo alla pratica. Io sono Adele. Non è esattamente la stessa cosa, ecco. Vabbè, se questo la può aiutare. Vabbè, sono Adele. Comunque, un po' di fantasia, eh. Allora, si ricorda? La vede, che fa? La chiama e poi si avvicina. Quindi la chiama a Bella e si avvicina. A Bella! Ma che la guardia, così ma spaventa. Rifacciamo, non va bene, prego. Non ci riesco, non ci riesco. Ci riesce, ci riesce. Allora, la vede, la chiama, Abella! E poi si avvicina caracollando. Si ricorda il caracollo, l'abbiamo provato l'altra volta, il caracollo, prego. Abella! Ma che l'orango? È una cosa inguardabile proprio. Rifacciamo, non va bene, prego. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ce la fa, ce la fa. Facciamo una cosa. Lei Adele, le faccio vedere. Allora. Guardi, stia normale, non c'è problema, tanto io c'ero la fantasia. La vedo, la chiamo, Abella! E mi avvicino caracollando, ecco, il caracollo.
Si ricorda tutto il peso sulle anche. Ecco. Vabbè, più o meno, comunque. Una volta fermo, il peso va tutto sull'anca destra, così. Pollici dentro la cintola, indici ad indicare il pacco in modo subliminale, poi lo sguardo macio, un po' sprezzante, e lingua che spinge il labbro inferiore, così. Prendi un po'. Visto? Da capo. Scenda. No. Scenda, che sta benissimo. Ma mi vergogno. Scenda, il giorno in cui incontrerà Adele non è che può presentarsi vestito da ambasciatore. Di qua, prego, di qua. Venga, mi segua. Questa è la sua nuova auto. Io non guiderò mai una di queste opprobriose vetture. Adele. Dove va? Sono atteso ad un simposio. A che simposio? Oggi c'è una lezione importantissima, quella sulle parolacce. Le parolacce? Ma cosa mi servono? Io Adele la devo corteggiare, non insultare. Un coatto appena apre bocca le dice comunque. Interessante. Il turpiloquio è inteso come intercalare, come fossero delle frasi idiomatiche. Ecco, qui ci sono un po' di queste parolacce idiomatiche. Con quale cominciamo? Beh, inizialmente opterei per un semplice ma vaffanculo. Questa sembra facile, in realtà è difficile. Piena di insidie. Vabbè, proviamo. Prego. Ma vaffanculo. L'insulto va lanciato. Ma vaffanculo. Questa fa una semina. Vaffanculo. Metti dei coriandoli. Allora, lei gioca a tennis. Sì. Quando deve respingere un servizio molto potente, cosa fa? Cosa faccio? Per rispondere, cosa fa? Allora, lei carica il braccio partendo dal basso verso l'alto, così, flettendo le gambe, sì, e lanciando un insulto con tutta la forza che ha. Prego. Ma vaffanculo! Più convinto. Ma vaffanculo! Non ci siamo. Ma vaffanculo! Ma che mi fa rovescio? Ma che stiamo a Wimbledon? Il tennis era una metafora. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, dimo famos e mostamo, demo namo imo piamo, sdrumo famo. Bravi, sì. Pronto? Sono pronti, esercizi. No, no, esercizi, è pronto il cellulare. Pronto? Ambasciatore, ha fatto i compiti a casa? Veramente stavo rileggendo i patti lateranensi. Sa, un incontro con il cardinale Pinisburga. Ma se me perde tempo con ste cazzate, Lei non me si impegna, non me si applica. Lasciamo perdere, scordamo Sadele. Quella mo è libera. Ma ci mette niente a rimediarsi un altro. No, la prego, Ferdinando, non dica così. Mi rimetto subito a ripassare, glielo giuro. Ci risentiamo. Le corna, l'ombrello, pacco, merone, corna,
Ambasciatore, ma che fa? Taiji. Taiji, sì, Sua Eminenza. È una ginnastica cinese, che è un toccasana per la schiena, ma ha risolto problemi con la lombaggine. Ma lo sa che anch'io ne soffro tantissimo. Sì, ho provato di tutto e questo Taiji è l'unica cosa che mi manca. Com'è che faceva? Lo vuole provare? Magari. Come... Allora, prego, Eminenza, qui, sì, allo specchio. Allora, ripetiamo insieme i movimenti. Sì. E prima, ecco, carichiamo l'energia del cosmo sulle dita, così, e scarichiamola qui sulla spalla. Sì. E poi, il secondo movimento, il gomito, portiamo l'energia al gomito e scarichiamo qui dall'altra parte. Sì. Poi, in avanti la spalla e la mano sotto la cintura e praticamente torniamo qui con l'energia, sì, e tu fa questo giro l'energia e controbilanciamo poi con il quarto movimento, sì, col dietro e viene tutta l'energia e porta avanti. Quindi ripetiamo insieme, sì, allora l'energia del cosmo, poi il movimento così, poi la portiamo avanti con la spalla e poi controbilanciamo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Incredibile! Sento già un giovamento! Pensi fra un po'. 100. Nabiotta. Ratto. Sorcio. Foro. Bucio. Sudare. Schiuma. Piedi. Fette. Testa. Capoccia. Mento. Scucchia. Un poco. Lanticchia. Sonnolenza. Abbacchio. Sì, godolette. Lei mi casca proprio sull'abbacchio, eccellenza. Abbiocco, no abbacchio, abbiocco. Senta, Nando. Ieri lei mi ha dato 6 più. Oggi ne ho sbagliata una sola. Lei è troppo severo. Mi deve concedere l'opportunità di provarci con Adele. Ma lei non è pronto. Io lo dico per lei. Papà lì mi fa una grezza. Grezza? Grezza, figuraccia, grezza. Vede che ne è pronto. Ah, sì. Figura de merda. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Ecco, lo vede che sono preparato. Io voglio rischiare. Non ce la faccio più ad aspettare. Voglio incontrarmi con Adele. Magari lei mi può stare vicino, mi può suggerire. Ma che dice? Ma quella mi ha visto in faccia. Non gli posso star vicino. Però gli posso star vicino da lontano. Squilla. Mignotta. Ma che squilla, il cellulare, squilla. Poi sarebbe squillo semmai. Pronto? Mi riceve, ambasciatore? Sì, forte e chiaro. Eccola. È bellissima. Allora, con questo contatto Aguile non può sbagliare. Sarà come se io fossi sempre accanto a lei. Allora, ricapitoliamo. Un colpo di tosse significa non ho capito. E io traduco. Non ho capito. Dicevo, un colpo di tosse significa... Sì, ho capito. Stavo ripetendo mentalmente per memorizzare. Non ho capito, sì. Lei non ripete, sì. Faccia parlare me. Dicevo, un colpo di tosse significa non ho capito. E io traduco. Due colpi di tosse significano che devo dire e io suggerisco. Perfetto. Amore, che vuoi? Agoso, dammi una birra, che la pagliata mi sta a far figozzo nel gargarozzo. Mortacci, che calazza, sta a svaporare. La vera di mamme, il suo vestito sto sgusciato come un calippo. Il gran caldo le induce una sudorazione appiccicosa che la fa scivolare nel vestito al pari di un gelato calippo. Ah. Tieni, Adè. Oh, grazie. Ah. Fai la gara di ballo? Ci provo, ma sono un po' preoccupata, perché il prossimo in Varsity non è che sono tanto buona. No, non ti preoccupare. Buona sei buona. Chi è bella si vede, chi è buona ce lo sa. Ah,
Oh, grazie, sei gentile. Ma io sono preoccupata per davvero, perché pure il cavaliere mio, che insomma è uno forte, ma col Varze ricevia e non c'è via. Vabbè, ma lo sai che ti dico? Pure se non vinco, ci c'è il culo. L'importante non è vincere, ma partecipare. Ah, ci c'è il culo. Come il motto di Coubertin. Come è morta Bertè? Ma che sta di qua? Ni non teso. Che ma te? Oh, bella, Romolè. Vabbè, comunque io sono Adele Ventresca. E lui è il mio cavaliere, Romolo Tinca. Piacere, Nando Totti. Totti? Come il pupone, Iardo. Bella, Nando, batti al cinque. Modo quattro di salutarsi colpendo con vigore usando le cinque dita. Ma che hai fatto? Ma che hai fatto? Ah, io che ho fatto? Ma che hai fatto te? Oddio, oddio, mi hai strumato un ginocchio. Vista le coppie per il balzo. Mannaggia, Totti, e mo? Mica l'ho fatto apposta. Però se vuoi con te ci posso ballare io. Te? Ma ti sei visto che fisico che c'hai? Ma per il suonatore dei citofoni? Non ti preoccupare, che ha sfangato. Ultima chiamata in vista per il balzo. Vabbè, va, proviamoci. Sei stato proprio gagliardo. È fatta. Adesso le deve chiedere il numero di telefono. Ade. Ade, dammi. È sua l'autotuning? Dammi che? Che vuoi? Patente e libretto. Patente e libretto. Patente e libretto. Patente e libretto. Ma che sei, una guardia? Ma che ha detto? Ma che ha detto? Ho detto che sei, una guardia? Non devi ripetere. Non devi ripetere. Ma se mi ha chiesto te. Senti, ciao. Allora, questa patente e libretto. Prima... dammi il numero di telefono, Zucchero. No, è che c'ho... Prima dammi il numero di telefono, Zucchero. Prima dammi il tuo, che se a te chiamo io. E niente, si vede che non le va. Adele non mi ha chiamato. Ambasciatore, io ci ho pensato. Il ballo è stato un po' un'arma a doppio taglio. Sì, ha fatto una buona impressione, ma è sempre una cosa da fighetti. Per Adele ci vorrebbe qualcosa di più virile. Cioè? Uno scippo. E Ferdinando, questo è troppo. Esula da ogni mio codice etico. Io sono disposto a tutto, ma non a delinquere. Ma ambasciatore, un vecchio trucco, tutta una messa in scena. Allora, io fingo di scippare Adele. Lei interviene, la salva e fa la figura dell'uomo vero. Ma quei cardinali che fanno? Unus tuo, tres quattuor. Unus tuo, tres quattuor. Unus tuo, tres quattuor. Unus tuo, tres quattuor. La camminata. Anna, che ci fai qua? Bella te, no, che ci fai te qua? E capirai, io ci abito. Ma dai, no, io sto andando a cercare uno che va in giro a dire che sei educato. Se lo trovo lo puro da qui a qui. Per così poco, ammazza, certo che sei terribile. Lo scippo,
No, sta qua, ferma, dice, penso io a quale infame! A sozzo! Vieni qua, sozzo! Zitte mio, te sdrumo! Oh, lassame, oh! Ammazza quanto meni, oh! Ma che c'hai, una roncola al posto delle mano? Aio! Mamma mia, che uomo che sei! Beata quella che te sei pia, oh! Aio! No, basta, aio! Tu l'amica di Nando la devi lasciar perdere, non la devi guardare manco con gli occhi chiusi, hai capito? Se non me te magno oggi è solo perché è venerdì. E magno pesce, eh? E magno pesce, deve finire la frase. Se non me te magno oggi è solo perché è venerdì, e magno pesce, deve finire la frase. Fammene annà, va, te prego, te giuro, non lo faccio più. Fammi annà via, meni troppo. Ecco, vattene, va, che è meglio. Prima che cambio idea e più il cricket faccio il tagliando. Lo faccio io il tagliando. Oh. Annà, non ti preoccupa che il cricket ci ho pensato io. A fuoco, oh. Sta bonus. Ti faccio passare io la fantasia di piattela con una mano, danno in difesa. Oh, mamma, non esagerà. Sì, buona, già infieri io su di lui. Cioè, l'ho già addobbato io. Non lo so, ma nemmeno abbastanza per sti ladroni. No, ma pensa che prima, mentre che lo stavo menando, mi ha detto che c'aveva fame. Magari a casa c'ha un sacco di figli. Ma sì. Vattene a muri ammazzata, arsa di forza, t'ho graziato. Vedi, andartene. Tiè, guarda come corre sto zozzone a coniglio! Ah, gravattaro! È incinta. Non c'entra niente. No. Non c'entra niente. Lo sai che mi piace di te, no? Che oltre ad avere il fegato c'è pure il cuore. Peccato che c'è da fare stasera, se no andiamo a fare una pizzetta. C'è da fare, c'è da fare. Ma scusa, te ne hai detto che dovevi andare per quello? Ah, quello. No, oggi sono buona. Copro domani. Oh, mi sono cambiata, mi sono fatta bella per te e te manco un complimento. Ma io t'ho capito, te sei un furbone. Te mi fai imbriacate, ne stai lì, buono, sorridi, non dici niente. Anzi, stasera ne ho poco parlato. La prossima volta vado a cena con Agenzia. Ma meglio così. Meglio zitti di quelli buciardi e puzzoni che te vanno solo in tortà. Capirai, ne ho conosciuti pochi, l'ho conosciuti. Infatti per questo ho deciso. Meglio soli. Certo, se poi trovi quello giusto, quello vero, quello sincero. Anna, via qua, dammi un bacio. Levati sta cintura. Anna, ma che stiamo a fare qua? Come tu pischiare? Andiamo a casa tua. A casa mia? No, meglio a casa tua. A casa mia? Ma che sei matto? C'è mia madre. Andiamo in albergo, eh? Come una mignotta? No! Scusa, portami da te! Ma a casa mia c'è un casino, pare porta portese. Oh! Ma non è che c'è un'altra? Oddio, c'è un'altra! Senti, famo finta di niente, amo scherzato, tanto sei solo un altro stronzo da aggiungere alla lista! Oh, che va a pensare? Sono single. Giura. Allora portami a casa tua, su. Chi se ne frega se c'è casino? Oh, proprio adesso. Au. Beh, che devo fare? Un momento. Pronto? No, no, a tavola, è pronto al telefono. Mi dica, ambasciatore. Ferdinando. Oh, se... e allora? Non ho finito. Ferdinando, Adele ci sta, però non so dove portarla, vuole venire a casa mia. Certo che è un problema, mica la può portare in ambasciata. Ma io che ci posso fare? Mi presti casa sua? Casa mia? Ma ambasciatore, a parte che sono tutto bozzi, ma poi qui c'è mia moglie, i miei figli, c'è pure mia madre. Vada in albergo, non si preoccupi, pago tutto quanto io. E poi saprò come ringraziarla, ma non mi abbandoni proprio adesso che sono addirittura d'arrivo. A lei quanto ci vuole per muoversi? Quanto mi ci vuole, ambasciatore? Almeno 2 ore.
Avanti, non scherziamo. Metticene un'altra. Un quarto, no? Un attimo, da un quarto d'ora sono a casa sua. E mi dica soltanto dove lasciare le chiavi. E l'indirizzo anche. Ok. Fatto. Magari sapeva la slot machine. Oh, Ani, ma che intenzioni c'hai? Guarda che domattina alle 5 devo aprire il banco, eh. Che ve devo dire? Purtroppo la situazione è questa. Quindi fammi capire, noi 8 dobbiamo sloggiare perché l'ambasciatore... deve scopare. Zitto! Nando, ma che stai dicendo? Sei impazzito? Lui è impazzito, gli si sono bizzarriti gli ormoni. Quello, se non gli lascio casa, è capace che mi licenzia. Ma davvero stai dicendo? Mi sa di sì. Dai ragazzi, svegliate la nonna, presto! Ma quanto tempo abbiamo? Da adesso circa 10 minuti. Ma come famo in 10 minuti? Manco Tom Cruise in Mission Impossible! Apro V. Vabbè, apri a V, il, che, perché poi si apre tutto. Ecco. Sì. Oh, ma che c'è il cane? Che cane? E come con le cane, questo? Ah, sì. Come mai per Ringhia? Perché è addestrato. Oh. Ringhia! Vedi che Ringhia? E come si chiama? Ermete. Che nome di merda. E te credo che è sempre incazzato sto poraccio. Ma che nome di merda, è bello quel nome. Oh, comunque pare che te continua a Ringhia. Perché cucciolone vuole giocare. Sei cucciolone, è vero che sei cucciolone, no? Sei cucciolone. Buono Ermete, dai queste feste che mi sporchi tutto. Che è tanto felice da vedere. Ma no, te l'ho detto, ho giocato. Dici? E mo basta, vattene. Se non ha, smette più. Via, Dan, anch'io dentro casa. Ho capito, e il cane? E il cane lo stavo fuori, insieme a dove si trova qualche ladro. Eccoci a casuccia mia. Questa parte. Oh, ma com'è così buio? Magari ha pagato la bolletta, da non staccata la corrente. Vieni. Accomodiamoci qua, che questa è il salotto. Caruccia. Oddio, ma immaginavo un po' diversa. E quello chi è? Boh. Questo lui. Ecco, so io a 8 anni quello. Scusa, perché c'è scritto Ernesto? Perché? Perché è il soprannome. Il soprannome mio a 8 anni. Ernesto. Ernesto. E che soprannome è? Perché all'epoca c'è chi lo chiamavano Ercatena, chi è Ercipolla, chi è Erpapero. Io ero Ernesto. Si diceva, ah, vedi quanto è Ernesto quello, quando volevi dire che uno era un po' che c'era con le... Ah no. Senti, ma perché non andiamo a fare un bel caffè? E come so famo? E come so famo? Che la caffettiera? La caffettiera, regolare, giusto. Che starà... Un cugino! Un cugino, mannaggia! Se si può nascondere niente. In cucina, vado in cucina a fare il caffè. Au! Vado in cucina. Mi lavo sempre le mani prima di andare in cucina, perché è questione di igiene. Anna, è strano. Vado in cucina, sono solo 3 porte per fortuna. Ecco, la cucina, eccola qua. Ma accomoda il tinello e faccio il caffettino. E dove sarà riposta codesta macchinetta? Lei non sarebbe dovuto sparire.
sparire. Sì, è che non l'abbiamo fatto in tempo. Ci siamo inguattati. Nascosti, ci siamo nascosti. Nando, ma il tuo caffè? E non lo trovo. Ma sai che è finito? Vabbè, fa niente, dammi un bicchiere d'acqua. Subito. E io poi non ho capito, ma te la caffettiera tra le scope la cerchi? È finita. Va bene uguale quella del rubinetto. Ma che c'è? Che sono nervoso, te. Io e te a casa mia, così da soli. Ma te devi sto tranquillo. Mo te faccio passare io, nervoso. Andiamo in camera da letto. Andiamo in camera, sì. Che come tutte le camere da letto sta di sopra. Sentimi. Sì. Posso usare un attimo la toilette? No, no. Come no? No. E devo mettere a posto. È una caciara qua dentro. Ma forse pare che ti stai preoccupando di disordine. Anando, ma che sta a fare? Oh, scusami, a te facciamo la vescica il settimo mese. Ma scusa, volevi dirlo? Qual è il problema? Sei troppo educato. Mi lascio solo. Oh, ammazza che casona! E che fai? Ci vivi tutto solo? Solissimo. A parte mia madre. Nando! Nando! Ma che te strilli? Sto qua! Ma tu non sei Nando! Vieni, mettiti a letto, mamma! Non mi riconosci più, sono il fietto tuo. No, tu non sei mio figlio. Ragazzi, diteglielo pure voi che non è mio figlio. Dai, ragazzi, fuori dal letto. Ma scusa, tu madre, con chi parlava? Ma niente, c'ha le visioni. Ci vede noi da piccoletti. Dappertutto, pure dentro al letto. Anna. Sì. Dove è mamma? Qua. E qua, andiamo. E qua, sì. Mamma. Anando mio, levate sto giacchetto! Mamma! Oh, hai sentito? No! Ma come no? Un rumore! Io vado a vedere! Dai, che può essere pericoloso! Ce vado io, ce vado! Che te strilli? Ma che me strillo? Ma che te strilli? Allora, te lo dico, sei sempre più strano! Lo vedo. Sto figlio della mignotta, ci penso io. E mo, che te faccio? Te mischio i denti con le orecchie. Te strappo le braccia e te... I bracci e te cemeno. Prima di sticurarlo voglio vedere faccia sto zozzone. Sozzo di sgraino. Certo che Stermede è proprio uno stronzo. Ma come sarebbe? Al padrone gli ringhi e al ladro gli fai feste. Anna, ma quanto m'attizzi? Comode, comode, signorine. Ma sono questi volti così seri? E poi basta con questi vestiti così tristi, questi colori smorti. Ma non lo sentite il profumo che c'è nell'aria? La vita è bella, godiamocela. Ah, quando vi è possibile, potete far venire Ferdinando nel mio ufficio? Grazie. Ci piacciono i polli, la biocchi e la bacchi e le galline, perché son senza spine, non so come il baccarà. Allora, come sta, mandrillone mio? Una favola, te. Senti, credi che se oggi ti porta a magnà a coccia de morto, dar sozzone? Gagliarda, oh! Mi piacerebbe tanto. Ci sono stata, un posto così romantico. Ambasciatore? Sì, dica.
Qui fuori c'è una delegazione di cittadini che chiedono di conferire con lei. Ma non vede che sono impegnato? Vada, prego. Perfetto, amore. Da paura, Adele. E te va a sappia alle due. Ciao, mo. Signorina, mi disdica tutti gli appuntamenti pomeridiani. Ma, ambasciatore, anche quello delle 16. Perché? Chi c'è alle 16? Ha appuntamento in Vaticano con il Santo Padre. Va bene, la ringrazio. Disdetta. Mi ero scordato il Papa alle 4. E allora, niente goccia di morto. No, niente Papa. Io al Vaticano non ci vado. Meglio dallo zozzone con Adele. Ma è sicuro? Sì, anzi, mi devo sbrigare. Sì. E ambasciatore, la delegazione insiste. Vogliono assolutamente parlare con lei. Oh, e vengo lì, così ce li togliamo di torno rapidamente. L'ambasciatore sarà subito da voi. No, era ora, non c'è sente. Ho buttato mezza giornata. Cos'è sorti che persa al mercato? Sì, ma scherzando. Mio Dio, Ferdinando. Tolga la mano che non si capisce niente. Mi sento più protetto così. Dicevo, là fuori c'è Adele con quelli del mercato. Se mi vede, sono rovinato. Li cacci via, subito. Indietro, per cortesia, indietro! È inutile che spingiate, tanto noi non se ne andiamo, vero che non se ne andiamo? Per mercato, per casa nostra, capite? Non si tocca! E vai a via quell'infame che te paga lo stipendio, vai a via! E Adele? Pronta, mo? Oh, senti, non ti offende, ma mi sa che oggi al mare non ci potevamo andare. E perché? Perché sto con la delegazione del mercato qua fuori all'ambasciata italiana che stiamo a fare in sit-in. Lo sai che è in sit-in? È una protesta, una manifestazione, ma seduti. Ma perché? Che succede? Che è successo? È successo che è lunga da spiegare e qua mi sta pure a finire la batteria, mannaggia! Senti, ma fa una cosa, ma perché vieni qua? Così stiamo un pochetto insieme e te lo spiego, no? Tanto sento sta ambasciata italiana. No! Però non ti preoccupare che la trovo. Rimaremo compatti, non se famo intimorì. E il primo che molla gli cambio connotati che non lo ritroviamo più neanche sulle immagini dei Google. Oh, se dice Google. Allora, che è successo? Amo! È successo che siccome il terreno del mercato è del Vaticano, mo ci vanno sfrattare per farci un ostello delle monache. E noi siamo venuti da stozzozzone da ambasciatore italiano per farsi da una mano, no? E non solo non ci riceve, ma ci ha fatto pure cacciare. Lo sai come si chiama? Ermete, come il cane tuo. Infatti sono struzzi uguali. Bello. Magari c'è altro da fare, no? Sto infame. Raga, io ho fatta! È un record! 50 magliette in 20 minuti! No, dai, che ci stiamo per tutti! Dai, che gli facciamo così! Dai! Ma che magliette? Se vedrai che regalino che gli fa Master Mede Maria Grilli! Anzi, fa una cosa! Tiè, mettete la maglietta pure te! Dai! No, bella è bella, Eva! Ma è un po' forte! Ma è il minimo! Dai, forza! Mettiamosela tutti! Si dà lo stronzo da solo. Sei uno stronzo! E vede Maria Grilli! Sei uno stronzo! Ma che sta a dire? Che devi dire? Ah, ho capito stronzo. Senti, io non c'ho da andare. Appoggio sta protesta, ma c'ho da vedere uno che c'è certi movimenti, insomma, capito? Ciao bella, si beccava. Tu sei buono, va, va! E vede Maria Grilli! Sei uno stronzo! Meno male che non ho disdetto l'appuntamento con Sua Santità. Vediamo se il Papa può fare qualcosa per quella povera gente. Andiamo. Momento. È meglio che aspetti qui. Dobbiamo organizzare un diversivo. Ah!
casco, eh? Non ho il casco. Salga! Ma non è consentito dalla legge. È il primo della mia impronta vinto! Insopportabile! Lieber Herr Crolli, ich fühle mit dem Fischhändler und verstehe Ihre Sorgen sehr wohl. Denn im Grunde sind wir Männer der Kirche, Selbstfische, Seelenfische. Allerdings, die Problematik des Marktes liegt außerhalb unserer Zuständigkeit. Eure Heiligkeit, gibt es hier Katzen? Nein, unmöglich. Es ist verboten, Tiere im Vatikan zu halten. Da sind aber Katzen. Nein. Lieber Krulli, Sie haben mich entdeckt. Ja, das sind meine Katzen. Und ich muss eine kleine Schwäche eingestehen. Ich habe Katzen schon immer geliebt und diese halte ich hier heimlich. Sie werden mein Geheimnis doch nicht verraten? Natürlich nicht, Eure Heiligkeit. Ich werde erstaunt sein, wie ein Fisch. Vielen Dank. Apropos Fische, erzählen Sie mir bitte doch noch mal von dem Problem der Fischhändlerin, die Ihnen so wichtig war. E per l'ambasciatore il VIP! Che si sta festeggiando? Amore mio, quell'ambasciatore è proprio un grande! Perché? Che ha fatto? Ma che non sai? Oh, carco la canna da parlare col Papa e mo non ci cacciano più! E sì! L'ambasciatore i bip! Urrà! I urrà! È così poco, dai! Ma che stadina, è poco per niente! Anzi, se devo far perdonare! Non c'è bisogno! Ma invece sì! Sono pronto con le magliette nove. Ma sta a scherzare? Che te qua? Tiè, eccole, ti ho fatto un altro record. 50 magliette in 15 minuti. Pronti? Oh. Siccome che Estermede Maria Grilli ci ha messa la faccia, gli ho detto allo stampatore, oh, trovami la faccia e mettimela sulla maglietta! Ammazza come somiglia a Nando. È vero. Bada. A occhi a paparo, paro. Ah. Anna? Oh. Nando. Anna. Ma che sei te? E se sei l'ambasciatore, perché ti sei conciato così? Per amore. Per amore di Adele. Altrimenti da ambasciatore non mi avrebbe mai voluto. Ma perché? Come te posso credere dopo tutte queste bucce che mi hai detto? Vattene, sparisce, non te fa più vedere. Adele, oh, andiamo. Dai. Mo Nando, o Ermeto, come si chiama lui, ci ha risolto un problema di niente, no? E a me che me ne frega. Rimane sempre un infame che mi ha coglionato. Nando, vattene, te fa più vedere. Io sono Ermete. E allora significa che non te voglio più vedere né come Nando, né come Ermete, né come cacchio te chiami. Vabbè, dai, vedrai che magari ci ripensa, no? Non credo. È un tipo risoluto. È tosta, ma un punto debole ce l'ha. Stupida stasera,
dammi una mano a fare e dite sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai e frisci con luna tutta per noi. Fai e senti che è quasi di primavera. Manna i miei origini e fa cri cri. Oh, non fa così, dai, no! Oh! Per me. Per me. Io non ce la faccio vivere senza di te. Però tu giurami che non mi dici più tutte ste bugie. In fede mia te lo giuro. E qui davanti a tutti voglio chiederti una cosa. Dimmi. Mi vuoi sposare? Amore mio, sì. Come si fa? Io sono una pesciarola, te sei un ambasciatore. E che problema è? Se ho imparato io a fare il coatto e ci siete cascati tutti, anche tu puoi imparare. Ma io già so coatta. No, intendevo ad essere la moglie dell'ambasciatore. Ah, scusa, non avevo capito. Eccomi, oh, scusate il ritardo, c'era traffico sul Lungotevere. Ah, ma in costume intendevate costume d'epoca? Mi pareva strano. Vous êtes merveilleuse dans votre robe de mariée. Vous êtes très gentille. Maman, j'espère... Maman, j'espère que Mette va être très heureux avec moi. Voulez-vous prendre cet homme pour mari et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre cette femme pour épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Et te credo, guarda che te...